News dall'Argentario, con il contributo di momento importante che avviene in campo anche in campo nazionale. Sì, diciamo che è un argomento estremamente attuale purtroppo, e come tutte diciamo le amministrazioni o insomma chi deve in qualche modo cercare di mantenere una sorta di equilibrio insomma, tra le parti, insomma, si deve attivare per cercare di garantire la parte più debole, che possono essere le donne, gli anziani, i bambini. Ecco, in questo caso qua parliamo di donne in difficoltà. Che cosa succederà allora? Beh, come comune che siamo estremamente sensibili insomma, a, questa, diciamo, a questi avvenimenti, insieme alla Commissione delle Pari Opportunità, che è l'organo poi alla fine che sviluppa diciamo, questi progetti, andiamo a finanziare degli incontri per poter far sì che diciamo, venga trasmesso una sorta di autodifesa, cioè quindi insegnare, poi qui diciamo, entrerà nel merito il, diciamo, l'istruttore che spiegherà meglio in cosa poi consistono diciamo, questi incontri che saranno poi finanziati dal comune e dalla banca che sostiene sempre ecco, molto volentieri questi progetti. Un momento importante è questo, si parla di femminicidi a livello nazionale, un momento dove le donne sono in grande difficoltà di fronte a delle violenze inaudite. Sì, purtroppo al telegiornale si sentono queste brutte notizie come vabbè, anziani picchiati, bambini picchiati, donne uccise, per cui ecco veramente il telegiornale sta diventando uno strumento di dolore, perché poi solo brutte notizie. Ecco, bisognerebbe che non solo gli organi pubblici, quali comuni, strutture, ma allo stesso governo riuscisse a garantire una maggior sicurezza per le categorie deboli. Ecco, in questo caso parliamo di donne, ma come categorie deboli ci sono gli anziani e ci sono anche i bambini. Il mondo femminile delle volte non è ascoltato, perché abbiamo assistito a degli episodi dove le donne magari denunciano, in alcuni casi non denunciano. Magari bisognerebbe fare anche una campagna informativa proprio per dare modo alle donne di capire quanto è importante denunciare.
Sì, effettivamente quelle che non denunciano probabilmente hanno paura. Hanno paura perché molto probabilmente non si sentono tutelate, altrimenti andrebbero a denunciare. Ecco perché succedono questi brutti, spiacevoli episodi nelle mura, perché probabilmente se si sentissero un pochino più garantite, un attimino più aiutate, parlerebbero anche con più facilità. Magari ecco, non vengono ascoltate, non vengono tutelate, preferiscono non dire, e poi l'epilogo purtroppo a volte è quello del suicidio. C'è stata, io penso, accordo unanime di fronte a questa vostra iniziativa. Sì, la Commissione Pari Opportunità in questi anni si è veramente prodigata con tanto impegno affinché fossero affrontati argomenti così delicati, proprio volti alla parità di genere e quindi in maniera particolare anche al discorso della sicurezza delle donne, che come sappiamo lo tocchiamo quotidianamente questo problema, basta guardare i giornali e la televisione per capire come effettivamente le donne stiano subendo delle problematiche veramente di grandissimo rilievo a livello nazionale, dal femminicidio, che se ne parla sempre durante le trasmissioni, si sente parlare spesso di questo problema, e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario in questo tempo vuole proprio fare attività di formazione e informazione affinché si possa rendere tutta la cittadinanza cosciente di questa problematica. Proprio per questo, in ordine al progetto che noi stiamo realizzando, grazie per l'appunto al patrocinio del Comune di Monte Argentario e anche alla banca, alla BCC, che ci consente proprio di sviluppare un progetto che a noi diciamo sta particolarmente a cuore, e vuole essere proprio un progetto diretto sì a le donne, ma in realtà è poi un progetto antiaggressione che riguarderà un po' tutti, dal ragazzino di 12-13 anni fino praticamente anche all'adulto, alla persona anziana che potrebbe comunque, ora noi viviamo in un paese diciamo tranquillo, però comunque spesso può accadere anche alla persona anziana di essere colpita da uno scippo, da un banalissimo scippo che però potrebbe portare anche alla morte della persona. Avete previsto in futuro magari un punto d'ascolto dedicato alle donne, dove oggi si parla anche di momenti di assoluta solitudine postpartum, eccetera. E questo sarebbe importante, che le donne avessero un punto d'ascolto. Un punto di ascolto c'è. Intanto a livello locale naturalmente vi sono dei consultori, perché le ASL comunque sono particolarmente attente a questo problema. A livello poi più grande, diciamo fino ad arrivare a Grosseto, ma anche con delle altre associazioni qua della zona, sono previsti proprio dei punti di incontro seguiti da psicologi, da psichiatri, da assistenti sociali, che proprio vogliono dare, diciamo così, un supporto in più a queste donne, a queste persone, a queste mamme, perché spesso il problema riguarda proprio la mamma con i bambini, donna maltrattata, donna che subisce delle offese a livello della propria famiglia e dove ha poi la doppia difficoltà anche a relazionarsi con i propri figli. Quindi sì, sono previsti dei punti di incontro proprio a sostegno e a supporto di queste persone. Poi non dimentichiamo quello che è il Codice Rosa, che è per l'appunto un'organizzazione a livello nazionale che a Grosseto e qua da noi ha sempre fatto una parte molto importante, proprio per dare un aiuto molto, molto importante e delicato su questo argomento. Entriamo nello specifico. Cosa succederà in questi 8 incontri? Allora, intanto qui non si parla di tecniche di arti marziali o difesa nel senso aggressione contro un uomo.
Questo è un progetto che è nato dall'esperienza sul campo e da professionisti quali psicologi, psichiatri, avvocati, gente che lavora nei penitenziari, gente che lavora nel pronto soccorso e quant'altro. Qui non insegniamo delle tecniche di arti marziali impossibili o dare pugni di box, insegniamo più che altro a come dissuadere le situazioni pericolose, quindi pianificare vie di fuga, sguardo, camminata, timbro di voce, cosa dire, cosa non dire, e solo per ultimo qualche tecnica semplicissima, quindi adatta a una bambina di 12 anni come una signora intorno ai 100 anni, semplice da attuare e che ci riesce a salvare la vita sicuramente. Noi abbiamo appurato che spesso la denuncia non basta o spesso ancora avviene troppo tardi. Abbiamo delle casistiche a livello nazionale che ci dicono che nonostante qualche donna abbia fatto 14 denunce sia poi incappata in una brutta situazione. Abbiamo altri casi dove ci sono state le bambine che non hanno fatto in tempo a denunciare. Quindi noi sosteniamo il discorso che prima di tutto dobbiamo imparare a gestire una situazione pericolosa, un'aggressione, una zona malfamata, dobbiamo sapere come uscire da una situazione anche tra le mura domestiche. Sei una politica molto giovane e i giovani sono attratti dal mondo di internet e di tutti quelli che sono i social, compreso Facebook eccetera. È intenzione vostra anche magari di mettere in salvaguardia questi ragazzi che in genere lo usano in modo non utile e poco utile? Diciamo che internet è un'arma a doppio taglio, perché svolge una duplice funzione, una conoscibilità pubblica e quindi può sensibilizzare la popolazione a questo argomento che è molto delicato, però diciamo può essere anche utilizzato in modo negativo e quindi diciamo produrre un risultato opposto. Quindi comunque è bene in un certo qual modo utilizzare il web, l'internet, proprio per dare una coscienza pubblica, per sensibilizzare questo argomento che comunque fa parte della nostra società e è uno dei mali della nostra società. Quindi sì, credo che comunque avere a disposizione anche degli strumenti che sono più facilmente raggiungibili, come adesso Interweb e Facebook, sia comunque a nostro vantaggio. Tra l'altro in questo modo magari potreste attivare anche un richiamo per far capire che oltre certi limiti dopo si è indifesi. Certo, sì. Oltre certi limiti si è indifesi e, come ho già detto, il web in questo caso può portare a andare oltre questi limiti, però canalizzato nelle giuste direzioni può essere, come ho già detto, un mezzo utile per far comprendere, per aiutare le persone che semmai non possono rivolgersi direttamente a uno sportello. La banca si è attivata per una cosa importantissima per la popolazione, specialmente non è rivolta solo al femminile, ma è rivolta a tutto un lato debole della popolazione. Sì, questo progetto appunto che si chiama Donna in Sicurezza, ma comunque si estende un po' a tutto. Appunto le persone che sono più deboli, è un progetto che con la banca Saturnia e Costa d'Argento già stiamo portando avanti con il comune di Monte Argentario e con il comune di Orbetello. E questi progetti vedo che hanno un buon successo perché i partecipanti sono sempre molto numerosi, sia diciamo in età anche più giovanile ma anche in età più grande, per cui credo che sia importante dare questa formazione nei confronti delle persone chiaramente più deboli, in quanto possono chiaramente difendersi nel momento in cui ce n'è bisogno. Poi sta di fatto che comunque anche da un punto di vista organizzativo questa creazione di punti d'ascolto dove è possibile magari sentire le persone più in difficoltà è un altro passaggio importante, anche questo ci stiamo verificando e studiando per organizzarci a fare anche questo passaggio qua, che credo che sia indispensabile per dare una completezza a questo progetto. Quanto sono importanti per il territorio e per la popolazione le banche di credito, visto questa crisi crescente di cui si parla a livello non solo nazionale ma internazionale sulle banche che sono lontane dalle persone
e in realtà pensano solo a un guadagno personale, invece in realtà voi siete da sempre sul territorio. Sì, beh, effettivamente quello che ci contraddistingue è poi proprio il rapporto con le persone, cosa che non abbiamo mai dimenticato. Cioè, importante sicuramente è la parte economica della banca, perché dobbiamo anche noi guadagnare, perché assolutamente Banca d'Italia se no non ci permetterebbe di lavorare, ma comunque dobbiamo farlo sempre con un'etica, quindi il rapporto con le persone è fondamentale sia nel rispetto comunque dei propri ruoli, ma anche nel comprendere le problematiche che possono nascere in ambito familiare, in un ambito di piccola azienda, in quanto noi abbiamo a che fare essenzialmente con piccole aziende e con famiglie, e quindi dobbiamo essere anche sensibili, e come lo siamo effettivamente. Anche i nostri dipendenti dimostrano una certa preparazione, anzi che nel tempo è sempre andata migliorando rispetto a questa tipologia di sensibilità, di valutazione anche delle persone che ci hanno di fronte, di cercare di capirle e di dargli un consiglio utile per la soluzione del problema. Quindi questo è proprio una particolarità delle banche di cooperativo, e credo che sia un segno molto distintivo che le fa assolutamente essere una cosa diversa da quelle che sono le banche di carattere più grandi e nazionali. Noi ci siamo sempre spesi nella difesa delle piccole aziende, perché sono il tessuto economico di tutta dell'Italia e rappresentano effettivamente una parte importantissima dell'economia, e noi assolutamente non ci siamo mai dimenticati di questo. Abbiamo sempre cercato di far accompagnare le nostre piccole aziende, a volte i numeri magari non c'erano per dargli un credito, così un ratio che a volte magari mancano nelle piccole aziende, perché purtroppo sono appunto piccole aziende familiari, per cui i numeri magari non le sostengono nella fase almeno di start-up, ma noi abbiamo sempre cercato di investire invece su queste piccole aziende, sulle famiglie, perché alla fine le nostre aziende, anche locali, queste provinciali, sono piccole aziende familiari, molto spesso sono qualche dipendente, ma la maggior parte sono piccole aziende familiari, per cui mettono di tutto il loro lavoro e la loro voglia, la loro disponibilità economica per portare avanti la loro azienda. E come noi possiamo tirarci indietro a questo, che siamo le banche del territorio? Assolutamente, quindi credo che questo non cambierà, anche se le nostre banche purtroppo nel futuro saranno destinate un po' ad ampliarsi, a diventare più grandi, però credo che comunque l'anima territoriale che abbiamo sempre avuto fino ad oggi non terminerà, nemmeno se diventeremo banche un po' più grandi di come lo siamo attualmente. Parte una nuova avventura. La formazione di una banca di credito cooperativo molto importante, con numeri importanti, e che chiaramente potrà contribuire ancora maggiormente di quanto singolarmente abbiano già fatto le tre banche. Che sono appunto Banca di Saturno e Costa d'Argento, Banca della Maremma e Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano. Quindi un po' insomma, si va dalla collina fino al mare, e diventerà una banca con 220 dipendenti, con circa 120 milioni di patrimonio, con 32 filiali, che va dal nord della provincia di Viterbo fino quasi a lambire la provincia di Livorno, passando appunto dalla Miata. Per cui insomma sicuramente è una banca importante, che potrà svolgere un ruolo importante con la vicinanza alle comunità e alle istituzioni e anche al tessuto economico vero della nostra zona. Senta, le banche di credito fino ad oggi sono state una risorsa incredibile per la cultura e la tradizione del territorio dove operavano. Continuerete anche su questo sistema? Ma su questo credo che, tra l'altro, io sono particolarmente sensibile, e anche la mia presenza oggi qua su un argomento che chiaramente riguarda la sicurezza delle donne, nello specifico oggi questa giornata, ci vede sempre partecipi in generale sulle iniziative che tendono a mantenere sia la cultura che le tradizioni delle nostre cittadinanze, dei nostri popoli, delle nostre tradizioni, che sono importanti riuscire a tramandare. E credo che uno degli aspetti distintivi proprio che noi abbiamo come credito cooperativo è proprio questa, che fa parte poi del nostro statuto, questa vicinanza che al territorio e alle popolazioni, proprio per far crescere, cioè mantenendo quello che è la cultura e le tradizioni del passato, però far crescere culturalmente e socialmente le nostre popolazioni. Credo che questo sia uno dei compiti che assolutamente noi non possiamo dimenticare, ma non lo faremo sicuramente. News dall'Argentario, con il contributo di